Eccomi qua, sì, buonasera a tutti, buonasera ancora, siamo pronti per cominciare questo webinar di presentazione di questo indicatore a cui ho dato in modo un po' narcisistico anche parte del mio nome, parte del mio cognome, l'ho chiamato AldroTrend, un indicatore di tendenza. AldroTrend perché vuole fare un pochettino il verso all'indicatore SuperTrend, sicuramente più conosciuto, perlomeno conosciuto ai clienti e coloro che hanno seguito webinar con Albitrading che ho tenuto alla fine dell'anno scorso, mi sembra in novembre e dicembre, dove ho trattato l'indicatore SuperTrend in modo dettagliato, sia spiegandolo tutto proprio dall'inizio alla fine, e anche un webinar dedicato ad un live trading di un'ora e mezza. Fatto con strategie basate sia discrezionali che quantitative, basate sullo stesso indicatore SuperTrend. Indicatore SuperTrend che, voi sapete meglio di me, non si trova di SuperTrend, non si trova di default sulla piattaforma MT4, quindi nessun forex broker lo ha, ma i clienti di Albiforex hanno avuto la possibilità di tramite sottoscritto che gliel'ho fornito di poi di consegnarlo ai propri clienti, quindi installarlo sulla piattaforma e quindi averlo e di poterlo utilizzare, perlomeno di poterne apprezzare quelle che sono le qualità che io ritengo siano molto importanti. Partiamo dall'indicatore SuperTrend, poi magari facciamo un passo indietro dopo. L'indicatore AldroTrend è un indicatore mio, di mia creazione. È proprietario, quindi nasce dalla mia esperienza ormai più che decennale dell'indicatore SuperTrend. Io ho cominciato a usare l'indicatore SuperTrend nel 2008. Lo utilizzo su tutti gli strumenti finanziari che trado e lo utilizzo con tutti i time frame, dai time frame intraday, 1 minuto, 5 minuti, fino a quell'orario e anche giornaliero, fino anche per quanto riguarda la mia attività di advisory istituzionale su SICAV, anche su time frame addirittura settimanali, e francamente non al di là delle giuste prese di misura, insomma, conoscerlo e conoscerlo abbastanza bene, comunque ritengo sia efficace un po' su tutto e un po' con tutti i time frame, quindi abbia una valenza a 360 gradi. Indicatore AldroTrend a mio parere in particolare, ed è questo lo scopo con il quale è stato costruito, è particolarmente valido, poi lo vedremo con che casi operativi, andando a prendere cosa è successo oggi, cosa è successo ieri, quindi casi real time del mercato, vale soprattutto, è stato costruito con l'ottica di poter essere utilizzato con time frame piuttosto brevi. Ripeto, vale sempre con qualunque time frame, ma lo ritengo particolarmente profittevole se utilizzato con time frame brevi, 1 minuto, 5 minuti, addirittura 1 minuto ancora meglio di quello a 5 minuti, quindi proprio per un'attività anche di scalping. Mantiene le caratteristiche del super trend quando si tratta di poter individuare quelli che sono i principali, i più importanti, più forti, perduranti trend di mercato, e però aggiunge, o appunto ha la pretesa di aggiungere, di poter permettere di evitare, di riconoscere quelle che sono le, e quindi da evitare, le fasi di congestione, le fasi laterali, le fasi di incertezza, le fasi nel quale il mercato non si muove. Noi tutti sappiamo che nel trading, se si guadagnano un pochettino di soldi è perché riusciamo a individuare un trend. Magari poi l'operazione la chiudiamo troppo presto, però quando si guadagnano soldi, e questo lo dimostrano anche i trading system, le statistiche che vengono fatte sulle varie strategie di trading testate, si sa che il trading quando hanno strategie trend follower fondamentalmente tali, cioè quindi quando si vengono riconosciuti i trend e possibilmente si mantiene la posizione il più lungo possibile finché il trend non cambia.
mentre invece al contrario si perdono soldi quando non si riesce a riconoscere la lateralità e si pensa sempre che ogni piccolo breakout possa essere l'inizio di un nuovo trend, quando invece se è lateralità, la lateralità è fatta apposta per ingannare. La lateralità è fatta apposta per generare falsi segnali dove il mercato sembra che faccia un breakout di un supporto e una resistenza e poi torna indietro, o addirittura ritraccia o addirittura inverte. Questo ci obbliga a chiudere l'operazione in stop loss generando una perdita. Talvolta se le fasi laterali sono lunghe, come effettivamente sono, a volte sono anche piuttosto lunghe, questo ci porta a chiudere più stop loss consecutivamente andando a danneggiare il conto economico in modo pesante. Magari se inizia, ad esempio, se succede questo, succede all'inizio di una giornata, sicuramente è molto demoralizzante, partendo già con meno 500 dollari o meno 500 euro se capitiamo in una fase laterale, proprio perché abbiamo talvolta la fretta di voler cogliere il trend che inizia e questo trend poi non inizia mai. Quindi da qui il fondamentale è riconoscere il momento in cui c'è un trend al momento in cui il trend non c'è e non ci può essere. L'indicatore alto trend vuole avere proprio questa pretesa, questa ambizione, riconoscere i trend e soprattutto, ed è già un bel risparmio, evitare di stare inutilmente a mercato quando il mercato poi alla fine non va da nessuna parte. Può essere applicato a tutti gli strumenti finanziari, può essere usato in combinazione anche con altri indicatori, altri oscillatori, qualora chiunque di voi ha familiarità o affezione per altri indicatori oscillatori, e ovviamente può essere utilizzato in combinazione con analisi grafica, tracciando trend line dinamiche o statiche, supporti e resistenze. Come è costruito questo indicatore super trend? È basato sulla combinazione di due indicatori super trend. L'altro trend è basato su due indicatori super trend. Uno è settato con parametri di breve, uno è settato con parametri di lungo. È un po', diciamo, l'idea, diciamo, penso di essere stato il primo a avere questa idea di unire due indicatori, due super trend, uno lungo, uno corto, anche se in realtà di per sé l'idea in assoluto non è una grossa novità. La letteratura americana e nei libri più famosi che sono tradotti in italiano e che tutti noi probabilmente abbiamo letto, parlano delle famose strategie basate su due medie mobili, una media mobile lunga e una media mobile corta. C'è la famosa strategia in qualche libro famoso, non mi ricordo se Levy Williams o Connors o altri, insomma, che parlano della strategia in cui si uniscono, si combinano due medie mobili, una a 200 e una a 50, e quando c'è l'incrocio delle due medie mobili, o a rialzo o a ribasso, si certifica la direzionalità, rispettivamente positiva o negativa, del mercato. E la stessa cosa più o meno avviene anche sugli incroci o comunque sulla combinazione di due super trend diversi, anche se questi due indicatori in realtà non è che vadano ad incrociarsi spesso. E di questi due indicatori super trend viene contemporaneamente individuato il posizionamento, andremo a vedere bene cosa significa posizionamento dell'indicatore super trend, e anche calcolata la loro differenza. Quindi non si tratta solo di due super trend settati in un certo modo, ma l'indicatore, oltre ad avere questi due super trend settati in un certo modo, valuta anche come sono messi i due super trend, se hanno una posizione di invariato, cioè sono piatti, sono orizzontali, oppure se sono in movimento, in fase calante o fase crescente, e poi viene anche calcolata la differenza. Essendo due super trend con parametri diversi, ovviamente si trovano in punti differenti sul grafico dei prezzi, e quindi talvolta possono avere fra di loro una differenza alta, a volte una differenza un pochettino più bassa. Quindi sulla base del loro posizionamento e della loro differenza, i due super trend vanno a creare l'indicatore altro trend. Facciamo un attimo un passo indietro per chi non ha seguito i
molto, molto sintetico, non perderei molto tempo. Per chi non ha seguito i webinar passati sul Supertrend, il Supertrend di per sé è un indicatore creato negli anni 80 da un francese, Seban, ha una natura trend follower, cioè tende fondamentalmente a cercare i trend, anche se però, ed è questo che mi ha fatto pensare di crearne uno mio di indicatori, non subisce parecchio nelle fasi di congestione, cosa che mi dava molto fastidio, ho fatto di tutto perché questo non avvenga. E ho utilizzato appunto per evitare i falsi segnali che possono verificarsi durante le fasi di congestione, ma ripeto, non ci riesce spesso, non ci riesce, però al grande vantaggio di concedere spazio e tempo ai prezzi per entrare nel trend. Non sempre i trend partono, lo sapete anche voi, insomma, non partono sempre in modo improvviso con dei movimenti esplosivi. A parte che quando partono con dei movimenti esclusivi, poi ci mangiamo le dita perché non entriamo più, perché a volte è partito o molto violentemente a rialzo o molto violentemente a ribasso, tale per cui il prezzo ci sembra un po' troppo lontano dalla nostra idea e dice: ma è già partito, lo compro troppo alto oppure lo vendo che è troppo basso. Quindi talvolta neanche quando c'è il movimento esplosivo poi riusciamo a cogliere veramente il trend che parte, proprio perché ci sembra di aver già perso un pezzo e quindi abbiamo paura di entrare troppo alti o troppo bassi. Ma molto spesso i trend non partono neppure con un movimento esplosivo. Io sono dell'opinione che quando un trend parte con un movimento esplosivo e quindi ti fa un candelone verde o un candelone rosso, bisognerebbe comunque sempre entrare, anche se entriamo alla fine di questo candelone, perché vuol dire che c'è movimento esplosivo, c'è forza, perché mano forte effettivamente è entrata e il trend parte. Però molto spesso qualcuno si blocca, è anche psicologicamente comprensibile, però ripeto, è consigliabile entrare subito. Ma quando molto spesso i trend non partono neppure con un movimento esplosivo, ma partono con dei movimenti, diciamo, più lenti, con dei movimenti dove c'è una piccola rottura, spesso un pullback, un ritracciamento, poi un tentativo, poi ancora un ritracciamento, e poi pian piano crescono in modo oscillante, magari in modo lentamente, in modo lento e magari prolungato, ma piuttosto lento. E quindi il super trend comunque permette, poiché si posiziona in un certo modo, o già long o già short, ma comunque fa sì che diventi una barriera, e quindi crei a sua volta e indichi quello che potrebbe essere uno stop loss o un supporto o una resistenza, seconda se il mercato basso. Dà comunque spazio e tempo appunto finché questo trend possa davvero partire. Diciamo che crea un confine, mette dei paletti a questo trend. Dice: il trend è partito, sì, forse non lo so, ma intanto finché il super trend mi rimane lì, diciamo, io rimango in posizione e credo e ho motivo di credere che il trend possa continuare. Super trend che si basa a sua volta uno sviluppo dell'algoritmo e di un altro indicatore che è l'average to range. Quindi Supertrend, se proprio permette anche di concedere spazio e tempi ai prezzi di entrare nel trend, è perché alla base ha un indicatore di volatilità, quindi sa misurare il trend del mercato o la forza di un trend in un mercato anche grazie al fatto che ne misura la sua volatilità. Questo è l'indicatore Supertrend, penso che molti di voi lo conoscono, è quella linea rossa sul grafico dei prezzi. Come vedete, questa è una giornata di qualche giorno fa, quindi è assolutamente reale, realistica, non è una slide presa a caso, sono andate indietro di qualche tempo e qui nel Supertrend si vede tutto, si vede un mercato che scende, si vede che i prezzi rimbalzano sul super trend in modo molto preciso, come a fare dove andrebbero posizionati gli stop loss, ma diventano delle resistenze. Poi quando c'è il breakout dell'indicatore super trend, effettivamente il mercato che prima era ribassista poi diventa rialzista. Quindi finché i prezzi sono al di sotto dell'indicatore super trend, il mercato viene battezzato a ribasso, quando vi sono sopra il mercato è battezzato a rialzo con trend crescente. Quindi, come
come qui la slide dice la stessa cosa, il mercato appunto è considerato rialzista quando i prezzi sono al di sopra dell'indicatore super trend, invece il mercato è considerato a ribasso quando i prezzi sono al di sotto, come si vede nella parte sinistra del grafico, al di sotto dell'indicatore super trend. Super trend può avere tre movimenti, invariato, in movimento o reverse. Questo è il caso del movimento invariato, cioè super trend che rimane piatto, orizzontale, sia in fase ribassista che in fase rialzista, i prezzi si muovono facendo vari salti da una parte all'altra, ma il super trend non si muove. Questo genera determinati segnali operativi, cosa che invece non genera quando invece il super trend è in movimento, cioè vediamo che i prezzi scendono e il super trend si adegua allo stesso trend. In questo caso ovviamente finché il super trend poi non tenda ad appiattirsi, ad essere invariato, il mio consiglio è di evitare, di pensare, di immaginare che il mercato possa invertire la rotta. Finché c'è un mercato che scende e finché scende anche il super trend, inutile pensare o scommettere su un'inversione di tendenza. Dobbiamo prima aspettare che il super trend si appiattisca e quindi diventi invariato, che è il movimento precedente, e poi sperare che ci sia l'eventuale reverse, come in questo caso. Solo in questo caso, con il mercato discendente, super trend anch'esso discendente, guai a entrare in posizione long qui o qui, aspettare che il super trend si appiattisca e una volta che si è appiattito aspettare che vada ad incrociare lo stesso, i prezzi vadano a incrociare lo stesso super trend, cosa che effettivamente è avvenuta ed è partito un nuovo movimento nella direzione opposta. Ovviamente la stessa cosa vale al contrario, se abbiamo prima un trend rialzista, possiamo vedere in questa stessa slide, qui abbiamo un trend rialzista, il super trend si muove, è in movimento, guai in questa posizione pensare di mettersi short, anche perché loro lo short potreste pensare di potreste scommettere di farlo qui, potreste scommetterlo di farlo qui, perché sembra che sia tanto salito, in realtà può salire ancora moltissimo, ci troveremo dalla parte sbagliata del mercato e faremo un'operazione contraria senza senso. Sul super trend aspettiamo che si esaurisca la fase di movimento dei prezzi, ma soprattutto aspettiamo che si esaurisca la fase del super trend in movimento, aspettiamo che il super trend si appiattisca e da lì poi, come si vede, i prezzi cominciano a ritracciare e aspetteremo che ci sia un incrocio ribassista dei prezzi sull'indicatore super trend per poi andare al ribasso. Qui abbiamo visto un segnale short, di là abbiamo visto un segnale long, esattamente la stessa identica cosa. Super trend, e qui concludo con questa breve panoramica dell'indicatore. Come dicevo prima, quando dicevo la frase è più facile, quando dicevo concede tempo e spazio al trend di nascere, di svilupparsi, mi riferivo, è più facile vederla graficamente questo esempio piuttosto che spiegarla a voce, cioè mi riferisco esattamente a questa situazione, cioè qui c'è stato un breakout rialzista del super trend, cioè il mercato andava a ribasso, il super trend era in movimento ribassista, non si fa nulla, si aspetta che il super trend sia piatto, bene, solo quando c'è l'incrocio rialzista si va in posizione long, però vediamo che qui in posizione long con l'incrocio del super trend il mercato non va da nessuna parte, rimane laterale, questo è un time frame a 5 minuti e rimane fermo più di un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e mezza, poi sale un po' e poi ritraccia velocemente e poi risale, poi addirittura ridiscende, tenta di rompere il super trend a ribasso un'altra volta e poi risale. Ecco, questi movimenti di pullback, questi movimenti di ritracciamento, questi spike ribassisti, questi pin bar, chiamatele come vi pare, sono tutti tentativi di rompere il super trend a ribasso e creare un incrocio, ma in realtà non ci riesce, e finché i prezzi chiudono le candeline a 5 minuti al di sopra del super trend,
trend rialzista conclamato dall'indicatore rimane valido. Quindi situazioni come queste ci sono sempre, ci sono spesso, ma come vedete l'insuper trend dà questo confine, come se facesse una barriera, fa un supporto in questo caso molto forte, e fa direi piuttosto bene, perché poi alla fine il movimento al rialzo c'è e lo fa bene. Ecco, quindi due indicatori super trend. La mia idea di creare due indicatori super trend nasce proprio dalla capacità di confermare la bontà dei trend quando ci sono. E qui vedete, ho messo due indicatori super trend sul grafico, vengono visualizzati in questo modo. Nel grafico il super trend rosso è esattamente quello di prima, con un settaggio breve. Il super trend verde invece è il super trend lungo. Non è tanto importante il loro incrocio quanto, come dicevo prima, il posizionamento, la differenza. Quindi questi sono i due super trend. Poi andiamo a vedere cosa significa, e questo lo calcola solo la formula matematica dell'indicatore, cos'è il posizionamento e qual è la differenza. Perché nell'algoritmo di creazione dell'indicatore Aldro Trend, oltre a sapere dove sono i due super trend, quello lungo e quello corto, si aggiunge anche il posizionamento e la differenza. Per posizionamento significa si va a capire, cioè la formula matematica va a studiare se il super trend, i due super trend sono in fase di movimento, che abbiamo visto prima, cioè quando effettivamente stanno accompagnando un trend o a rialzo o a ribasso, oppure invece sono piatti, orizzontali, quindi sono invariati. Sulla base di questo è chiaro che viene fuori un certo output. E la seconda variabile, che è intrinseca nell'algoritmo di creazione dell'indicatore, è la differenza. Come vedete, i due indicatori settati in modo diverso hanno momenti periodici in cui la loro differenza fra quello breve e quello corto, tra quello breve e quello lungo, tra quello lungo e quello corto, a volte è ampia, a volte è più bassa. Quindi, a seconda se è in movimento o invariato, diciamo che ci sarà un determinato comportamento dell'indicatore Aldro Trend, darà un determinato segnale. Quando invece la differenza è oltre una certa soglia o sotto una certa soglia, è chiaro che anche lì darà un'altra indicazione. Quindi tre sono le cose da guardare: i due indicatori con un settaggio lungo e corto. Guarda come sono posizionati questi due indicatori, se sono in movimento o se sono invariati, e poi guarda la differenza che c'è fra i due indicatori. Perché una differenza ampia oltre una certa soglia sta a indicare una certa cosa, se la differenza è piccola ne sta a indicare un'altra. Ovviamente la formula matematica sintetizza tutto questo e crea quello che è appunto l'indicatore. L'indicatore è questa serie, questo output, l'output, cioè la visualizzazione dell'indicatore, l'intelligibilità dell'indicatore, è questa serie di istogrammi colorati che si trovano al di sotto del grafico dei prezzi. Quindi non come super trend sul grafico dei prezzi, ma al di sotto dei grafici dei prezzi. È una successione di istogrammi, tutti hanno la stessa altezza, ma non è importante la loro altezza, ma tant'è che si può ampliare come si vuole, a seconda di come si vuole visualizzare, ma semplicemente è importante guardare il colore. Questo è l'indicatore Aldro Trend su un time frame a 5 minuti. Questo invece è l'indicatore, lo si vede dai prezzi,
a un minuto, ed è caratterizzato proprio da questa serie di istogrammi colorati che passano dal rosso al verde al giallo, sì, non c'è una sequenza. Se c'è un'indicazione di verde ha un significato, se c'è un'indicazione di rosso è un altro, se è un'indicazione di giallo è un altro ancora. È molto semplice e molto facile intuire che è la stessa lettura che diamo al nostro semaforo, quindi è molto molto l'indicatore è molto molto intelligibile, di facile comprensione, basta guardare l'istogramma e che colore è, e in quel momento si entra in posizione. Se la barra di istogramma è verde, è chiaro che il trend del mercato è considerato rialzista e si entra in posizione long. Al contrario, quando l'istogramma diventa rosso, il mercato è considerato ribassista e quindi si entra in posizione short. Quando invece l'indicatore è giallo, vuol dire che non c'è direzionalità, e in questo caso, quindi il mercato è laterale, in questo caso non si assume nessuna posizione. Andando più nel dettaglio, se uno è in posizione long perché c'è di istogrammi verdi, poi arriva l'istogramma rosso, è chiaro che in questo caso si chiude l'operazione long e ci si mette stop e reverse in posizione short, perché cominciano gli istogrammi rossi. Dopodiché si mantiene la posizione short, appena arriva l'istogramma verde si chiude una posizione short e si riapre una posizione long, quindi anche in questo caso in stop e reverse. Poi, continuando ancora, quando dal verde passiamo al giallo, si chiude la posizione long e ci si mette flat e si rimane assolutamente fuori dal mercato. Quindi a volte non è neanche, come dicevo prima, si possono tranquillamente consultare anche altri indicatori, altri oscillatori, si possono fare tutte le trend line che si vogliono, si possono guardare tutte le resistenze statiche e dinamiche a volte basterebbe semplicemente guardare il colore dell'istogramma e senza se e senza ma comprare e vendere e chiudere le posizioni solo ed esclusivamente osservando il colore dell'istogramma. Sono i miei riferimenti per chi volesse scrivermi. Ricordo, non abbiamo finito il webinar, per carità, era solo che adesso è terminata la parte delle slide, ma volevo passare al mercato in tempo reale a vedere cosa è successo oggi. Questi comunque sono i riferimenti del mio sito internet, della mia mail, e li potete trovare tutto anche sull'indicatore Super Trend, anche altre cose che possono essere sfuggite in questo webinar. Un indicatore proprietario mio è a pagamento, però in occasione di questo webinar diciamo, verrà offerto gratuitamente a tutti coloro che apriranno un conto appunto con AlbiForex, che ci ospita in questo webinar. Quindi per questi clienti la prova ci sarà una prova gratuita di un mese di questo indicatore per chi apre un conto con Albi Forex Trading. Chiudo adesso la parte delle slide e andiamo a vedere il mercato. No, forse prima di andare a vedere il mercato oggi potremmo cogliere l'occasione per rispondere ad alcune domande che ci sono state, così da renderlo anche un po' più interessante, un po' più interattivo. Penso, allora, un amico in chat mi chiede se c'è la possibilità di avere la registrazione del webinar. Penso proprio di sì, interessa anche a me, quindi sicuramente ci sarà la registrazione. A chi ne fa richiesta al desk di AlbiForex Trading, ovviamente riceverà il link.
Dunque, domanda interessante, quali sono i valori di default dei due indicatori? Questa me l'aspettavo. Allora, ogni mercato ovviamente ha il proprio, però posso tranquillamente dirvi che per quanto riguarda il mercato italiano e quindi l'indice italiano, tanto non è che non è ripeto, la creazione dell'indicatore non si basa sul settaggio dei due super tre, ma anche del loro posizionamento, il valore dell'importanza del loro posizionamento e della differenza che possono avere fra di loro su determinati giorni. Comunque, sul mercato italiano il super trend di breve è quello di default 3,10, mentre invece per quanto riguarda il super trend lungo sul mercato italiano i valori default sono 4,50, quindi 3,10 quello di breve e 4,50 quello di lungo. Sì, certamente è stato costruito un expert advisor sull'indicatore, certamente è stato costruito e effettivamente i risultati sono molto buoni, è per quello che lo presento e lo diffondo e ne vado anche orgoglioso. Ovviamente di per sé per quanto riguarda la costruzione è molto semplice, ripeto, è fin troppo semplice nella sua costruzione dell'indicatore, nella sua anche intelligibilità e nella sua evidenza pratica, come poi adesso andremo a vedere in real time. Poi, come al solito, quando si fa un expert advisor, l'unica cosa veramente importante che permette di fare è il money management, cioè vedere con quante lotti entrare, dove posizionare esattamente gli stop loss quando quelle rare, tra l'altro, rarissime volte in cui il mercato ti può dare contro, ma sono veramente poche, ma soprattutto quelli che sono i target. Ecco. Di per sé, ma questo per perfezionare, ripeto, target e stop loss. Di per sé l'expert advisor, basato solo sul fatto entro, esco, cioè puro, guardando solo l'indicazione, gli istogrammi verdi, gli istogrammi rossi, gli istogrammi gialli, è già molto buono e solitamente è abbastanza lineare. E lo trovo molto, se proprio devo aggiungere qualcosa sugli expert advisor, anche lì perché ogni mercato poi reagisce a modo suo, ritengo che sul DAX funzioni ancora meglio rispetto al mercato italiano e che tra le valute sicuramente l'euro-dollaro sia meglio di altri, ecco, su questo, anche perché effettivamente è stato pensato dal sottoscritto in tutti questi anni, osservando quotidianamente questi mercati, quindi li trovo assolutamente più confidenti. Dunque, una persona mi chiede: qual è l'indicatore che consiglio per seguire la volatilità su un grafico? Io per seguire la volatilità su un grafico uso un indicatore particolare che però non c'è sulla MT4, oppure che è il VWAP, che è quello che io utilizzo sui volumi, perché quando si parla di volatilità bisogna sempre fare un riferimento ai volumi. Probabilmente su altre piattaforme ci sono, ma l'indicatore principe che io utilizzo è il VWAP. Di base mi chiedono dov'è lo stop loss e dov'è il take profit. Ho detto di base è sufficiente l'equity line di un expert advisor, una percentuale di probabilità, rispondo anche a un'altra domanda, di circa il 52% dei risultati, quindi molto, molto al di sopra di quelle che è La
la media che hanno gli expert advisor di natura trend follower, che di solito è attorno al 45, 46, 48 quando va bene, questo ne ha sicuramente 52, ma non è dovuto di per sé al trend individuato, quanto al fatto che ti permette di stare fuori, quindi il famoso risparmio, questo 6-7% di operazioni in perdita vengono risparmiate, e quindi sono a favore di quelle profittabili, per il semplice fatto che non si rimane a mercato inutilmente, cioè gli istogrammi gialli sono gialli non solo perché sono gialli come il giallo del semaforo, ma sono gialli come l'oro, insomma, per quanto è stato veramente lo sforzo dei miei studi, quello di cercare di evitare le fasi di congestione, che a me hanno sempre molto innervosito, oltre che ho fatto perdere soldi. L'istogramma giallo per me è oro colato, giallo anche come colore dell'oro, nel senso che effettivamente quando vedo giallo io sto bene, sento meglio, cioè non cerco a tutti i costi il verde o il rosso, cioè non, i trend con la mia esperienza, ma penso con l'esperienza di molti di voi, più o meno riuscite a capire da solo, è la fase laterale quella più difficile da individuare. E io mi affido molto agli istogrammi gialli di questo indicatore, e finché non vedo un colore rosso o un colore verde non entro in posizione. E quindi la profittabilità, grazie al fatto di eliminare questa congestione, questa lateralità e di non rimanere a mercato inutilmente, ecco che aumenta vistosamente portandola al 52%. Riguardo gli stop loss e take profit, ripeto, si possono tranquillamente perfezionare come uno ritiene, soprattutto i target, sugli stop loss non tanto, azioni in grossa perdita non ne fa, o comunque anche le perdite che eventualmente subisce non sono mai così importanti. Se c'è un cambiamento repentino del mercato da una direzione all'altra, solitamente l'istogramma da verde diventa rosso, da rosso diventa verde, si va in stop and reverse, quindi si insegue il mercato, dove che ovviamente si becca una perdita quando si chiude in perdita, ma in compenso ci si mette già nella direzione giusta del mercato e quindi si tende a recuperare. Quindi sullo stop loss non sono tanto preoccupato, né non mi sono mai preoccupato, perché non mi ha mai impensierito questa cosa, non ho mai visto nel backtest di questo ultimo anno, perché comincia lo studio dell'Aldo Trend, è iniziato più di un anno fa, e non mi è mai preoccupato, insomma, se non ho mai subito grosse perdite, e ripeto, tra l'altro permettendomi anche, visto che lo stesso Aldo Trend permette di andare in stop reverse, quindi chiudere subito una posizione in perdita e rincorrerla in quella che è la nuova direzione presumibilmente vincente. Se proprio c'è da perfezionare qualcosa, è il target, nel senso che lì con un expert advisor fatto bene, un'ottimizzazione, si stabilisce quale può essere il target migliore, però anche qui il target di un'operazione è nel momento in cui l'istogramma, il target naturale di un'operazione finanziaria c'è nel momento in cui l'istogramma cambia colore. Se tu sei verde, quindi sei in posizione long, diventa giallo, in quel momento tu chiudi la tua operazione, in quel momento quello è il tuo stop loss. Idem se è rosso, gli istogrammi sono rossi e tu sei in posizione short, diventa giallo, in quel momento tu chiudi la tua operazione, vuol dire che il mercato ha o dovrebbe avere esaurito il proprio trend. Lo ha esaurito perché se l'istogramma da verde o rosso è diventato giallo, vuol dire che dentro l'indicatore i vari super trend si sono girati in un certo modo, si sono posizionati in un certo modo e le differenze fra di loro sono diventate di un certo modo, tale per cui si presume con queste tre macro variabili a disposizione che il trend è finito. Un'altra domanda relativa allo stop loss. Posizionamenti e differenze, che sono i due concetti fondamentali nella costruzione dell'altro trend, ovviamente non posso comunicarvi, non posso divulgarli. Questo già ho divulgato per quanto riguarda il mercato italiano i valori dei super trend, ma ovviamente i valori e le differenze sono ovviamente i miei, diciamo così,
brevetti, quindi ovviamente non posso darvi numeri, non posso darvi formule, non posso darvi nulla di tutto questo, perché ovviamente fa parte della proprietà dello stesso indicatore. Target e stop loss, ci sono tutta una serie di domande sugli target e stop loss, penso di avervi risposto e semmai ripeto, sugli stop loss seguite, la regola è che seguite in modo rigido quelli che sono i colori dell'altro trend, punto e basta. E mi sento tranquillamente di metterci la faccia nel dirvi che delle grandi batoste non ne prendete. Per quanto riguarda i target price, anche lì, di norma, di regola, il cambio di colore dell'indicatore vuol dire che il target price è stato raggiunto, quindi basta guardare i colori come il semaforo, proprio è a prova di imbecille, me lo sono fatto io per me, più semplice di così e non si può. Poi, per carità, se uno vuole ottimizzarlo, ci può aggiungere del proprio e può creare l'expert advisor e farlo. Qualcuno mi chiede se ci vuole un broker con spread bassi nel breve periodo. Ormai tutti i forex broker fanno una. Adesso non so come la pensano gli amici di AlbiForex, ma comunque c'è poco da pensare, la verità è questa. Io conosco benissimo il mercato, ormai c'è una forte concorrenza agli spread e ormai tutti gli spread sono piuttosto bassi, non è più come una volta. Tant'è che se ho studiato questo indicatore lo applico e lo uso anche su CFD e anche sul Forex, CFD e Forex, li uso addirittura e adesso li andremo a vedere sul grafico a 1 minuto, quindi no, e non mi sono mai trovato in grossa difficoltà. La percentuale di riuscita, ho detto, è almeno del 52%. Il webinar sarà su YouTube, certamente verrà messo da AlbiForex Trading, o comunque anche sul mio sito internet, sì, appena mi daranno il link, ben volentieri. Allora, time frame possiamo utilizzare? Sì, certo, si può utilizzare anche il time frame daily. Il concetto di base già enunciato per quanto riguarda il super trend vale anche per l'altro trend, lo si può usare per il grafico settimanale, per il grafico daily, per il grafico orario. Certo che la maggior soddisfazione, francamente, io la trovo nei grafici a 1 minuto e 5 minuti, ma tra 1 minuto e 5 minuti la percentuale di successo è ancora più alta in quello a 1 minuto. Certo, bisogna essere molto rapidi, ma ripeto, basta stare davanti al grafico e aspettare che cambi il colore. E comunque i time frame valgono, teoricamente valgono assolutamente tutti. Sapere il costo dell'indicatore, cosa fare? Allora, l'indicatore, innanzitutto, per chi apre un conto con AlbiForex Trading c'è una prova gratuita di 30 giorni. Dopo i 30 giorni, invece, può tranquillamente venire sul mio sito e trova tutte le tariffe e i costi degli abbonamenti per quanto riguarda gli indicatori sulla piattaforma MTC, ma anche su altre piattaforme, perché è stato programmato anche per altre piattaforme, poi dipende da che piattaforme sia, ma comunque è un indicatore che è usufruibile su più piattaforme. No, non può essere utilizzato in maniera discrezionale, a parte che non vedo come possa essere utilizzato in maniera discrezionale. L'indicatore ha i colori e a un colore corrisponde un significato ben preciso. Quindi no, semmai vuole essere non può essere usato, cioè se l'istogramma è verde non può essere interpretato rosso discrezionalmente, se è giallo non può essere interpretato verde. Ci sono i colori che dicono com'è il mercato e sulla base di questo il cambio del colore dell'indicatore dà
la direzione del mercato e lì bisogna entrare long e short, non c'è discrezionalità, semmai è tutt'altro, semmai è molto più vicino a un expert advisor, è molto più vicino a un trading system, expert advisor e trading system sono la stessa cosa. Expert advisor è la terminologia che viene utilizzata sulla MT4, ma è il trading system, anzi semmai l'indicatore altro trend vuole essere molto più vicini ad un expert advisor manuale, ecco, visivo, manuale, dove il click lo faccio io, ma semplicemente guardando il colore. Quindi non c'è nulla di discrezionale, ma semmai è un expert advisor manuale. Non è un expert advisor, l'indicatore altro trend, ho detto prima, vuole essere vicino, vuole avere la concezione di essere un expert advisor per il semplice fatto che basta guardare il colore per capire che cosa bisogna fare, ma è semplicemente un indicatore, è un indicatore che si mette lì sotto il grafico, lo si guarda, eccetera, come qualunque altro indicatore. L'indicatore, ripeto, a parte la prova gratuita per coloro che aprono un conto, le tariffe sono di un abbonamento che è un abbonamento trimestrale o un abbonamento annuale. No, l'indicatore non richiede requisiti tecnici di nessun tipo, è un file che si inserisce. Che è un file che si inserisce nella piattaforma e basta. Ovviamente, se non sapete come inserire un indicatore, una volta che vi viene fornito il file, è proprio un file come tutti i file dei computer, poi si va in alto qui su file, nel menu a tendina, nella sezione apri scheda data. Si apre, si va dentro il vostro computer, nella cartella MQL4 si trova un'altra sottocartella con scritto Indicators, qui ci sono già presenti, una volta quando avete installato la MT4, tutti gli indicatori presenti in MT4, qui dentro andate a copiare, io l'ho già fatto, l'indicatore su Altro Trend, che ha questo formato, altrotrend.x4, vuol dire che è un file eseguibile già. Poi chiudete e riaprite la piattaforma e qui nel navigatore nella parte sinistra vi trovate già il vostro indicatore. Dopodiché selezionate il grafico, cliccate sull'indicatore e vi compare qui sotto. Quindi è molto facile anche l'applicazione, non c'è bisogno proprio di nient'altro. Sì, certamente si usa anche per le materie prime, si usa per tutto. Ho detto che lo uso per tutto, CFD, CFD sugli indici azionari, valute e anche sulle materie prime. Sì, certamente sulle materie prime e in particolare sulle materie prime, per quanto qui confermo la bontà del grafico a un minuto. Ovviamente tutti i time frame, quindi ovviamente funziona anche sul classico time frame a 4 ore del Forex, ovviamente, però sottolineo che il minuto o il 5 minuti siano poi dipende, io ho una personalmente visione più da scalpel, quindi sono più legato a operazioni di natura intraday e quindi conosco molto bene il grafico a un minuto e quindi su questo posso assolutamente parlare. Il grafico a 4 ore praticamente lo uso poco anche sul grafico sulle valute, perché uso quello orario io sulle valute e mi trovo meglio su quelle, quindi però funziona assolutamente bene su tutto.
Sì, è stato creato anche per la piattaforma Pro Real Time. No, no, l'indicatore funziona in tutti gli... tutti gli orari. Beh, dunque, per quanto riguarda il mercato, per quanto sì, funziona bene in tutti gli orari. Funziona bene in tutti gli orari. Sì. Gli orari sì. Mi è stata fatta una domanda se funziona meglio in certi orari e in certi altri. E funziona meglio? No, funziona, non ci sono orari particolari, funziona bene dappertutto. Non, è un indicatore che tiene conto veramente della volatilità, anzi lo tiene conto due volte della volatilità. E quando avete il mercato americano che apre a mezzanotte o avete il mercato italiano che dalle 5 e mezza, quando chiude in realtà fino alle 8 e mezza anche rimane piatto, totalmente piatto, in realtà poi abbiamo lo segna, cioè fa tutta una serie di istogrammi gialli. E quindi l'ho visto più volte fare, cioè quando il mercato non si muove e non c'è niente, non si muove, ti segna giallo e quindi a mio parere funziona bene, funziona su tutti, su qualunque sia l'orario. La procedura non è automatizzabile, no, la procedura è assolutamente automatizzabile, ma bisogna costruirci ovviamente un expert advisor. Uno ci costruisce sopra un expert advisor e automaticamente si eseguono si mette a funzionare e si inserisce come expert advisor, c'è l'autotrading, no? E quindi va in automatico, però lì va ovviamente costruito. Questo indicatore visto così lo si guarda e si decide in base a come lo si guarda, quindi è sommato manuale, esattamente come se fosse un RSI o uno stocastico. Cambia, solo che non c'è da interpretare. Quello che è bello, a differenza di altri indicatori, è che non c'è da interpretare. Se c'è un colore è quello e ha un'indicazione precisa, mentre sull'RSI, quando si trova a 72 o poi si trova a 80, in realtà è interpretabile se è più 72 o più 80, che sono due ipercomprati, sono entrambi comprati il 72 e l'80 su un RSI, però uno dice ma è può andare anche a 85 e anche addirittura 90, quindi uno dice siamo sempre in ipercomprato, ma siamo in ipercomprato sempre più ipercomprato. E quindi uno interpreta quando è il momento di aprire una posizione. Qui non c'è nulla da interpretare, basta guardare il colore. Si inserisce anche su Visual Trader, è stato programmato anche su Visual Trader. Tutti gli strumenti funzionano bene, tutti gli strumenti funzionano bene, oltre a quelli che ho già citato, l'Italia, il DAX, l'euro-dollaro. Io faccio trading su una quindicina di strumenti e questi li conosco. Questi non li conosco. Se mi chiedete il pound sul franco svizzero, francamente non è che lo conosca più di tanto, però posso garantire che i principali future, quindi Italia, Germania, Standard & Poor's, le major sul Forex e oro e petrolio, che sono quelli che come commodities funzionano assolutamente tutti molto bene. Mi chiedono sulle criptovalute, non le ho mai provate. Sì, anche Visual Trader e poi Real Time, queste sono le domande. A molte domande che sto leggendo adesso ho già dato risposto, ho dato mia risposta sia
sul fatto di avere la prova gratuita, come averla, cioè aprendo un conto con Albiforex oppure collegandosi al mio sito internet, si possono trovare le tariffe degli abbonamenti trimestrali, annuali o anche lifetime, cioè per sempre. Il mio sito internet è www.strategiedi-trading, è stato programmato anche per altre piattaforme come la Visual Trader Pro Real Time. E su altri no. Passiamo, direi che le domande più o meno sono già risposte a tutte e poi le domande si sono in parte ripetute. Il mio sito internet, ho detto, è www.strategieditrading.it. Dunque, ma andiamo a vedere cosa è successo in questi... Possiamo andare a vedere così. Andiamo a vedere la giornata di oggi, per ad esempio. Ah, c'era una domanda importante che adesso ho visto e che mi serve adesso per spiegare. Sì, il colore della candela, dell'istogramma, meglio, il colore dell'istogramma avviene in chiusura di candela. Qui siamo un grafico a 5 minuti, quindi la candela verde è diventata verde alla chiusura della prima candela. Quindi sulla prima candela verde non si entra, perché non si riesce, cioè nel momento in cui è chiusa l'istogramma diventa colorato di verde e quindi si entra al meglio nella candela successiva. Quindi ripeto, quando l'istogramma dell'indicatore Aldro Trend cambia colore, in questo caso da rosso a verde, facendo finta che ci sia una continuazione e non ci sia un'apertura di giornata, comunque cambia poco, l'istogramma dell'Aldro Trend diventa verde alla chiusura di una certa candela, lì cambia il colore, si entra al meglio, appena si può, all'apertura della candela successiva. Che della candela verde la prima non viene presa, si prenderà dalla seconda in poi. La stessa cosa vale per la candela rossa. In questo caso l'istogramma diventa rosso alla chiusura di questa candela e quindi è diventato alla chiusura della candela, io vedo che l'istogramma è diventato rosso, vado short subito in apertura della prima, al meglio neanche l'apertura, perché poi qui abbiamo un bid e un ask, subito al meglio mi metto il bid e ask su questo book. Oggi è successo così, oggi è andato subito a rialzo, entravo long, dopodiché ritracciava e avrei chiuso forse in pareggio, perché qui andavo in stop e reverse, quindi avrei chiuso in pareggio. Un stop reverse, dopodiché si sarebbe messo long, come vedete non è una di quelle fatte vedere in precedenza, a parte che anche quelle fatte in precedenza erano prese degli ultimi giorni, ma mi servivano più esemplificative per capire i movimenti dei super trend dell'indicatore Aldro Trend. Questa è la giornata di oggi, quindi prendiamo in tempo reale quello che è avvenuto oggi, non possiamo cambiare proprio ieri e oggi, veramente, no, qui ci sono ieri, c'è ieri e oggi, verde, quindi ieri sarei andato long all'inizio, poi il mercato mi ritracciava, probabilmente avrei dovuto chiudere subito, ho chiuso subito l'operazione in stop and reverse, perché è diventato rosso, quindi non l'ho semplicemente chiuso, ma ho chiuso quella long e ho aperta quella short, le avrei fatto pari, mi sarei beccato tutto lo short, quindi avrei tenuto lo short anche su questo rimbalzo, avrei tenuto comunque la posizione short, dopodiché qua diventa giallo e quindi qui chiudo la posizione short e quindi mi sarei preso tutto lo short, tutto questo bel trend, dopodiché mi ridiventa subito verde, quindi avrei fatto due operazioni velocissime
entro in posizione long, anche se c'è un ritracciamento, il super trend, l'altro trend mi rimane tutto long, tutto verde, come vedete lentamente sale, fa una sorta di congestione, ma una congestione comunque forte, più alta rispetto al punto d'ingresso, continua a salire, poi appena c'è un ritracciamento, tac, qui devo chiudere la mia posizione e rimango laterale. Dopodiché mi diventa rossa, entro in posizione short, mi ricambia subito e mi rimetto in stop reverse long, e qui avrei perso qualcosa. Quindi, riassumendo, la prima operazione sarebbe stata in pari, la seconda un grosso guadagno, la terza con un grande guadagno, una perdita e un altro grande guadagno. E quindi tra ieri e oggi avrei guadagnato. Avrei preso tutta la grossa discesa di ieri e avrei preso tutte le due grosse discese di oggi, punto, con una perdita su questa operazione. E quindi in tempo reale vi sto facendo vedere come sta andando, voglio dire, non è che l'ho fatto apposta, il webinar era stato programmato tempo fa. E l'altra osservazione che faccio importante, che conferma quello che dicevo prima, quanti sostenevano ma dove metto lo stop loss, ripeto, l'indicatore si guarda il colore, siccome di com'è il colore e di quando cambia il colore, quando cambia del colore genera il segnale operativo, semplice, è fin troppo semplice da capire, anche se sotto c'è tutto un meccanismo più complesso. Come vedete, in pratica i risultati ci sono. Come vedete, prima le domande che facevate, intelligenti, giuste, mi fa molto piacere che ci sia molta competenza anche in queste domande, nel senso che mi chiedete ma lo target o lo stop loss. Vi posso garantire che 10 anni fa nessuno chiedeva lo target o lo stop loss. Le domande che venivano fatte, anche i convegni e le cose, tutti volevano sapere il sacro graal per guadagnare soldi in borsa, ma nessuno si è mai posto il problema del target o lo stop loss. Invece tra le domande che mi avete fatto voi in chat, molte erano riferite a queste. E quindi questo lo trovo molto positivo. E l'esempio di queste due giornate vi dice che effettivamente non mi preoccuperei tanto del target e lo stop loss, perché come avete visto il trend, il primo ribassista e nei due rialzisti, vabbè oggi poi adesso sì, diciamo che si possono ottimizzare, perché è chiaro che se uno avesse chiuso l'operazione long sul minimo sarebbe l'ideale, però dalle mie parti si dice anche, i miei colleghi trader dicono anche che solo i bugiardi comprano sui minimi e vendono sui massimi o viceversa, per cui c'è un trend, poi ha fatto un minimo, ne ha fatto un altro e poi è ritracciato, poi qui a un certo punto abbiamo chiuso. Potevamo chiudere più in basso? Bah, in teoria sì, in pratica no, ma come vedete comunque a grandi linee si era capito che il target era raggiunto, che il trend aveva esaurito la propria forza e prima che ritracciasse del tutto già l'indicatore si è messo giallo, come per dire esci dalla posizione short. Quindi non, è stato un target perfettibile, ma francamente non avrei saputo come renderlo più perfettibile. Tutto sommato ci è andato molto vicino. E la stessa cosa vale per il successivo long, per il successivo long, tutto questo long che è stato preso, questo importante long preso, alla fine l'operazione long verrebbe chiusa qui, il massimo stava qui, non c'era molto lontano, mi sembra che già il di per sé il target è molto vicino alla perfezione. Ma non solo il target, perché finché ragioniamo di target ci va anche bene, perché alla fine è tutto grasso che cola, sono soldi guadagnati, ma la cosa ancora più importante non è solo il target, ma è lo stop loss. Come vedete, questa è un'operazione chiusa in perdita, in stop loss. Perché qui ci siamo messi short, questa candela qua lunga, ha generato la primo istogramma rosso. Dopodiché il mercato è salito immediatamente e siamo stati obbligati a chiuderlo qui, subendo questa perdita. Come vedete, è una perdita, è uno stop reverse, quindi uno stop, però come vedete è molto breve,
molto corto, immediato. Se sbaglia l'altro trend, poi si corregge subito, non ci si rovina. Ecco, questo non è l'altro trend che vi fa rovinare. Ecco, questo ci tengo. Siete, semmai siete voi che vi rovinate o io che mi rovino perché vedo la candela verde e poi non la applico. Una cosa diversa, sono io che vedo i colori, ma poi faccio di testa mia. Ma di per sé l'altro trend, anche quando, come in questo caso, ha oggettivamente sbagliato, perché è andato short, è stato tratto in inganno, è andato short quando per una candela è andato short e poi tutto il resto ti è rimbalzato in faccia, è chiaro che ha sbagliato, però si è subito autocorretto molto velocemente e quindi si è poi a questo stop di perdita, questa, poi dopo in realtà ci siamo messi long e siamo andati fin là, direi che abbiamo recuperato quanto perso in quel piccolo stop loss. Quindi ecco il punto che ribadisco Ci sono due domande. Euro-dollaro, mi chiedono l'euro-dollaro. Chiedono l'euro-dollaro, guardiamo l'euro-dollaro e poi terminiamo il webinar. Allora, se riuscissi a fare così. Allora, cosa ho qua? Mi ha chiesto l'euro-dollaro a 4 ore. Ma arriviamo. L'euro-dollaro a 4 ore è questo. Beh, i telefoni sono molto lunghi, però sì, comunque qui c'è da entrare in posizione, non so, da dove vogliamo partire, cambia poco. Vabbè, possiamo partire da qua, da marzo, qui, si è entrato short qui. Meno luce, 4 ore, però abbastanza simile a quell'orario sotto certi aspetti. Comunque qui si entra short, ovviamente, alla fine di questa candela rossa, l'istogramma diventa rosso, quindi si entra short qui su questa candelina qua più piccola. Si rimane short, dopodiché e diventa gialla e si chiude la posizione short qui, quindi fondamentalmente qui si fa un pari, si perde un tick o due, forse si perde qualcosina o si fa un pari. Dopodiché si entra in posizione long qui. E si chiude qui. E praticamente si perde, dopodiché ci si mette subito, si entra in posizione short qui e si è in trend, quindi si fanno due in questo mese, si sarebbero fatte due operazioni con due operazioni, appunto, con due operazioni, una in pari, una in leggerissima perdita e uno con questo guadagno. Quindi, come vedete, le fasi laterali non ce ne sono state, c'è stato solo un trend negativo, un trend negativo non particolarmente
un trend rialzista direi addirittura fuorviante, e poi è solo dei tre trend, solo l'ultimo è quello che avrebbe permesso di portare a casa o starebbe portando a casa un po' di soldini. Però questo è tipico del grafico a 4 ore, insomma, voglio dire, non lo so chi, come, non lo so, io non lavoro sul grafico a 4 ore, quindi per me è inconcepibile fare 3 operazioni in un mese, ne faccio 20 al giorno e quindi non saprei. Possiamo andare a vedere su un grafico a 1 minuto. Possiamo andare a vedere su un grafico a 1 minuto di oggi. Sì, c'è da entrare long qui e poi da uscire short qui e uscire dalla posizione qui. Quindi avremmo, sì, guadagnato qualcosina. Questa è una fase laterale in cui non c'era da fare niente, qui c'era da andare short e lo prendevamo tutto di brutto. Quindi guadagno piccolo, guadagno grosso, lateralità e di nuovo operazione long qui, da chiudere qua, entrati qui, usciti lì, piccolo guadagno, lateralità, e adesso ci troveremo in posizione short. Sul grafico a 1 minuto cambia tutte le cose, cambia tutto. È per quello che ho detto inizialmente, continuo a insistere sul fatto che i 5 minuti e l'1 minuto sono, a mio parere, i time frame più precisi per cogliere tutto questo, anche perché sono stati studiati per quello. Poi, ripeto, probabilmente, poi vabbè, dipende da quanti 1 lotti ha, da quanti micro lotti ha, quindi mini lotti ha, quante posizioni aperte ha, eccetera, eccetera. Però, ripeto, io sono abituato a lavorare con time frame molto più stretti e magari con posizioni più pesanti, per cui oggi ho guadagnato molto bene su questa discesa, ad esempio, e l'ho chiusa troppo presto, poi perché a un certo punto avevo posizione molto pesante e quindi l'ho chiusa troppo presto, ma anche perché dopo un po', perché a volte capita, no, che uno dice ma qui c'è tanto rosso, già dopo un bel po' di istogrammi rossi dici prima o poi arriva il verde, allora quasi quasi arriva il giallo. Quindi piuttosto che aspettare il giallo, che magari mi ha già fatto un piccolo ritracciamento, chiudo io perché tanto prima o poi arriva il giallo. Sì, è vero, prima o poi arriva il giallo, ma magari arriva molto dopo. Anche in questo caso, diciamo, non colgo tutto il trend fino a pieno, ma lì è colpa mia, non è colpa dell'indicatore altro trend, lì è colpa mia che del fatto che interpreto l'indicatore, che dopo tot istogrammi rossi a un certo punto e sto già guadagnando tanto con tante posizioni, ho il timore che mi inverta la posizione e dico ma tanto dopo il rosso viene un giallo, molto probabilmente, o un verde, quindi tanto vale che chiuda io, ma questa è una mia personale interpretazione. Ma comunque ho l'impressione che avrei guadagnato più io questo pomeriggio che con un'operazione seguendo, avrei guadagnato più io questa operazione, anzi sicuramente ho guadagnato più io con questa operazione oggi pomeriggio, in poche ore su un grafico a 1 minuto piuttosto che un grafico a 4 ore nell'ultimo mese dove avrei fatto 3 operazioni, tra l'altro non così eccellenti, ma ripeto, questa è una scelta che ognuno di noi fa alle proprie modalità operative, quindi nulla di particolare. Però se posso permettervi di insistere, 5 minuti o 1 minuto sono l'ideale. Chi avrà l'occasione di avere l'altro trend perché apre un conto con l'Arbitrading e quindi lo avrà gratuitamente in prova, oppure per chi si fida del sottoscritto e già si abbona con un abbonamento trimestrale su questa piattaforma o altra, eccetera, consiglio comunque di usare time frame molto brevi o di osservarlo su time frame molto brevi perché secondo me lì si hanno le migliori soddisfazioni.